Crabbe il sito e pieva il mar. Torna a casa un militar. In licenza se ne va. Tanto ancora marcerà. Marcerà, tanto marcerà. È impaziente di arrivare. Ad un tratto c'è un vecchietto che si aggira circospetto. Con una chiappa a farfalle, il soldato lo ha alle spalle. Il soldato, timoroso, apre il libro misterioso e leggendolo d'un fiato il denaro ha ricavato. Scorre una pagina, poche parole. E subito incassa il denaro che vuole. Inizia così una carriera brillante. Non è più soldato, adesso è mercante. Ora ha tutto e non ha niente. Era molto più contento quando aveva il suo strumento. Spende e spande gran quattrini e ne compra di violini, ma non riesce a far due note, suonan false, morte e vuote, e si stanca da ogni svago. Un altro paese. E il nostro soldato, senza pensarci, v'è subito entrato. Fa quattro passi lungo la via ed eccolo innanzi una bella osteria. Dentro vi entra, si è accomodato. Caro amico diavoletto, non lo berresti un buon goccetto? Che cos'è? Mica mi santo. Che ti frega? Bevi intanto! Vedi che lo sto versando! Sì, ma tu stai abusando, eh? Dammi un altro po' di nero. Sono leggero! Posso prendere il violino?
dagli un altro po' di vino. Tieni, diavoletto. Ora riprendi violino e archetto.